Ciao a tutti ed eccomi qua per l'ultima volta. Sì, lo so, avete notato, sono stato assente nelle ultime due, con questa sono tre puntate, la chiusura di stagione, ma proprio perché volevo dedicare un video solo alle ultime tre puntate. 42. Anche perché non c'era più tanta ciccia da raccontare singolarmente, anche le puntate precedenti erano abbastanza corte, per cui mi sono detto: aspetto un attimo, aspetto di vedere tutte le tre puntate di finale di stagione e fare un video unico dove sì, qualche curiosità la si può dire, ma in realtà è giusto fare una sorta di recap generale sul progetto Star Wars The Bad Batch che è appena concluso. Le ultime tre puntate sono Artiglio Guerriero. Intanto guardo, mi segno tutto, abbiate pazienza, ma purtroppo veramente sono in uno stato mentale abbastanza standard e base, per cui Artiglio Guerriero, Ritorno su Camino e Camino Perduto, che spoilera praticamente un po' il plot di quest'ultima, delle ultime due puntate. Allora, innanzitutto faccio un recap veloce, mi sono segnato qualche appunto. Artiglio Guerriero, un'ottima puntata, il capitolo 14, molto bene. Un'altra missione, l'ennesima missione della Bad Batch, svolta così per integrità morale, personale, del gruppo, in maniera forse anche un po' sarcastica, ma un po' la carta d'identità di questo gruppo di cloni 99 modificati. Rex li manda su questo pianeta nuovo che si chiama Daro per andare ad aiutare un amico. La parte iniziale non ci sono Bad Batch, ma vediamo appunto questo inseguimento di questo clone che fugge. Non capiamo, un po' un classicone di inizio film, inizio cartoni animati, inizio serie TV, insomma, non si sa nulla, ma vediamo la tensione di questo inseguimento. Bene. Scopriamo che questo clone è Gregor, un personaggio che abbiamo già visto per la prima volta in The Clone Wars, poi abbiamo rivisto in Rebels, ma non è poi così importante. Uno dei tanti punti di connessione tra The Bad Batch e le serie animate precedenti, dirette e gestite da Dave Filoni. E scopriamo che in questo pianeta c'è una base molto grande, e cominciamo a non vedere più i classici Reg, ma vediamo di fatto i Republic Commando, per cui questa armatura bianca, vi ricordate il gioco del 2005, il videogioco del 2005 Republic Commando, questa armatura è già stata ripresa sempre nei prodotti animati precedenti di Star Wars, e qui la rivediamo anche in The Bad Batch. E da adesso in poi, tranne la squadra speciale dei cloni che non sono cloni, armature dei cloni fase 2 che sono insieme gestiti da Crosshair, che in realtà sappiamo al loro interno ci sono degli esseri umani, cominciamo a vedere solo queste armature praticamente, per cui è come se fosse una sorta di, se vogliamo, ultimo step. Che riguarda il passaggio tra i cloni e agli Stormtrooper. E in effetti, in questa puntata cominciamo a vedere io li ho chiamati i proto-Stormtrooper perché sono soldati TK. Per cui cominciamo a capire, cominciamo a vedere questo fade, questa sfumatura tra quello che era il mondo dei cloni e il mondo degli Stormtrooper. Qui li vediamo, ricordano moltissimo il design di Ralph McQuarrie. Non sono gli stessi, ma lo ricordano in maniera totale, secondo me, sono un po' un mistone di tutti i prototipi, di tutti gli sketch che fece prima di avere il design definitivo della saga che tutti conosciamo, ed è molto accettabile, molto, molto carino. Li ho trovati molto, molto belli. Infatti, il mio desiderio di possedere già uno di questi caschi è fortissimo. Per cui vediamo questo cambio di design. Nel capitolo 14 non è neanche tanto pesante come cosa, però cominciamo a capire che cosa sta succedendo. E qui io personalmente ho cominciato a capire l'utilizzo di The Bad Batch. Vabbè, ne parliamo dopo. Per cui procediamo, capitolo 15, ritorno su Camino, si ritorna su Camino. È molto importante per The Bad Batch Camino, loro sono nati lì, ce l'ha fatta vedere un po' tutta la stagione l'importanza di questo pianeta, di Tipoca City, dove sono stati concepiti i cloni, dove sono nati i cloni 99 e via dicendo. Non so se l'avete percepito, ma è un po' la casa di The Bad Batch, no? Al di là del lato narrativo, come spettatore, ci viene raccontato che Camino
Kamino è un posto molto importante. Prima di The Bad Batch, Kamino era semplicemente il pianeta in cui venivano realizzati i cloni, e l'abbiamo scoperto nell'Attacco dei Cloni del 2002, il film della saga. Era un pianeta importante, sì, perché creava i cloni, ma per quello che mi riguarda, io poi sono sempre molto legato alla trilogia classica, non era un qualcosa di così iconico e così importante, mentre The Bad Batch racconta l'importanza di questo cammino, per cui il finale di stagione, era anche abbastanza prevedibile, si svolgerà appunto a Kamino. In questa seconda, in questo penultimo capitolo, scusate, nell'episodio 15, troviamo i nostri eroi che arrivano segretamente su Kamino. Tra l'altro, Hunter è stato catturato, logicamente, perché loro devono tornare su Kamino a salvare Hunter. Questo non l'ho detto, era una cosa abbastanza importante, ma va bene. Omega, sempre più determinata, un personaggio a mio parere riuscitissimo, mi è piaciuto molto, mi piace perché non è la solita bambina, non è il solito bambino, non è il solito personaggino gne 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 che serve per tutt'altro, è un personaggio giovane, una bambina determinata che ha delle particolarità, non lo sappiamo ancora, non si è scoperto nulla, in realtà vi spoilerò un po' in generale quello che succede in questa serie, ma vediamo che la sua determinazione, la sua capacità, le sue particolarità in realtà possono, e qui esco da Star Wars, esco un po' dal cartone animato, dalla serie animata, ma arrivo un po' più all'indicazione, al target che in teoria The Bad Batch vuole raggiungere, cioè quello dei ragazzini, delle ragazzine anche, ed effettivamente può essere un bel punto di riferimento, cioè una ragazzina giovane, determinata, che non sbaglia in realtà, o quantomeno lo fa in maniera molto, molto piccola, non è importante, anzi è la Bad Batch che si fida sempre poco di lei, ha paura perché è una bambina innocente eccetera eccetera, la vuole proteggere, scusatemi, ma Omega invece dimostra di puntata in puntata di avere due palle, così, detta alla romagnola, detta un po' all'italiano, insomma, non è proprio l'ultima bambina sprovveduta gne 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 in difesa, è una che sta dimostrando alla The Bad Batch che è determinata e è un'eroina, direi che è un membro vero e proprio della The Bad Batch. Molto bene, io l'ho trovata assolutamente interessante sia dal lato narrativo che dal lato appunto morale o insomma di ispirazione per le nuove generazioni. Scopriamo questa cosa, è un po' a livello narrativo di credibilità, non è proprio il top, nel senso che scopriamo che c'è un'area completamente segreta di Kamino di cui nessuno sapeva nulla, era il laboratorio segreto di Nala Se, dove ha realizzato appunto i cloni sperimentali come 99, come Omega, e via dicendo, molto probabilmente anche il piccolo Boba, perché anche il piccolo Boba faceva parte di questi cloni particolari senza il limite di età e via dicendo, molto interessante. Cominciamo a vedere qualcosina di un po' particolare, ma in realtà finisce qui anche questa curiosità, non viene raccontata, insomma è importante anche per l'ultima puntata. Continuo a leggere i commenti, le note, per cui ritroviamo AZ-3, che è il droide classico, droide Star Warsiano, molto amico di Omega, che ha vissuto con lei prima di allora, tra l'altro un droide si rivelerà importante per il proseguio della serie. Troviamo di nuovo, nuovamente, i soldati TK, vengono chiamati così, sapete che gli ID degli Stormtrooper sono TK più un numero, adesso sono i soldati TK, Hunter comincia a farsi delle domande, comincia a chiacchierare, cominciamo a scoprire qualcosina di più, cominciano a sfogarsi Hunter e Crosshair che viene catturato, parlano un po', dai tu sei mio fratello, dovevi di rientrare eccetera eccetera, si continua così e si accorge che Kamino è vuota, non ci sono più Reg, per cui i cloni classici non ci sono più, ci sono i Republic Commando, io li chiamo così, ma i cloni Commando in realtà, e ci sono questi soldati di capa, per cui Hunter comincia a nasare che c'è qualcosa che sta per cambiare. Perfetto, insomma c'è questa cosa, The Bad Batch sa perfettamente che è una trappola, ma non importa, la cosa principale è salvare Hunter, si trovano nella sala degli allenamenti, degli addestramenti, arrivano questi i soliti soldati, i droidi d'addestramento che ricordano, vi ricordate, non mi ricordo come si chiamano, i droidi neri incazzatissimi che abbiamo visto in The Mandalorian, il design è sempre quello, ma perché comunque quelli di The Mandalorian sono un'evoluzione, e l'impero lascia letteralmente Crosshair da solo su Kamino, si capisce, lo dicono chiaramente, cominciano a distruggere Kamino, ma prima di questo
arriva la rivelazione che un po' mi ha stupito, ma interessante, in cui Crosshair gli dice chiaramente che guarda, che il chip inibitore me l'hanno tolto da un botto, ma siccome io sono un soldato devo seguire gli ordini comunque. Per cui alla fine non è più il chip inibitore, ma in realtà lui ha seguito la sua strada in maniera sensata, ok, dal suo punto di vista. C'è questo tiramolla, Crosshair sembra in realtà fa un po' il gioco che fa Kylo Ren con Rey, se vi ricordate, per cui uccide gli altri come per dire dai Bad Batch torniamo insieme, ma comunque dobbiamo stare con l'impero, mentre The Bad Batch dice no, non esiste sta cosa qui, tanto ormai Crosshair aveva ammazzato la sua squadra speciale di soldati TK con l'armatura da clone fase 2, mi sembra fosse nera o blu scuro, non si capisce, ma vabbè. L'impero con i suoi Venator comincia a distruggere Camino, andiamo nell'ultimo episodio, nel finale di stagione, a parer mio un pochino deludente, anche se emozionante e ben fatto, ma perché? Perché ci sarà una seconda stagione, per cui per forza di cose non si può chiudere letteralmente la serie. Non sono d'accordo, secondo me dovevano chiudere in maniera molto più esplosiva, da un certo punto di vista lo è, perché comunque Crosshair continua a essere il loro nemico, gli dice chiaramente non esiste, io non vengo con voi, bla bla bla, per cui sappiamo che anche nella seconda stagione avremo Crosshair contro The Bad Batch. Va bene, in questa mega fuga con Camino che affonda, in continuo modo di ostentare nel senso letterale, non nel senso negativo, la distruzione di Camino, Camino che affonda, questa distruzione, questa grande roba che in teoria deve colpire, ma non me, perché non sono un appassionato di The Clone Wars, mi è piaciuto, ho visto tantissime puntate, l'ho vista tutta, alcune mi sono piaciute molto, alcune meno, ma non è un problema, non sono legato a The Clone Wars come lo sono per la trilogia classica o The Mandalorian o altri prodotti, se vogliamo, per cui non ho sentito questa disperazione nel vedere Camino distruggersi, essere raso al suolo, per cui qui ho cominciato a farmi un po' di idea su tutto il progetto, un'idea che in realtà non ha risposta. E in questo finale riescono a fuggire, si salvano tutti, compreso il droide che sembrava si fosse sacrificato. Per me il droide doveva morire, perché almeno davi un qualcosina di drammatico, davi un qualcosina di un po' più intenso, invece no, non muore nessuno, si salvano tutti e si ricomincia da capo. La Bad Batch in fuga e Crosshair che è da solo, abbandonato dall'impero, ma che vuole continuare a stare con l'impero. Io, non... Cioè, una parte di me la vorrebbe criticare, la vorrebbe distruggere, l'altra parte di me effettivamente apprezza quello che è stato fatto, il problema che è vecchio. Secondo me, questo è, possiamo discuterne quanto volete, ognuno ha le sue idee, a me è piaciuto molto, a me alcune cose sono piaciute molto e nel complesso, secondo me, è una serie sbagliata. Continua a non... Mi ha fatto credere di essere un prodotto moderno, mi ha fatto credere di essere un prodotto che segue un po' l'idea di The Mandalorian, cioè lo stupire, il convincere, e invece sono 16 puntate di cui probabilmente la metà servono molto poco, come posso dire, danno poco, ma sempre per il mio parere, però probabilmente è stata fatta volutamente così perché è un po' la chiusura di un ciclo che non è un prodotto del nuovo corso Lucasfilm, ma è l'ultimo prodotto del vecchio corso Lucasfilm. Mentre Mandalorian fa parte del nuovo, anche se è uscito prima, The Bad Batch è la chiusura ufficiale dei cloni, del mondo dei cloni. Cioè, io trovo che sia una serie molto poco coraggiosa che ha voluto dare una pacca, una spalla, un abbraccione a tutti i fan di The Clone Wars, e purtroppo in Italia io non ne conosco tantissimi, non è sarcasmo, anche nella mia bacheca sono settimane e settimane che non vedo nessuno parlare, postare, pubblicare, idem per Instagram, nei miei social, non ho dei numeri incredibili, ma seguo tantissimi fan di Star Wars e c'è niente, il deserto più assoluto per quello che riguarda The Bad Batch, per cui mi viene da dire che probabilmente l'asticella con The Mandalorian è stata alzata talmente tanto che The Bad Batch non è riuscita a compiere la missione di dire ok, finalmente Lucasfilm è cambiata, andiamo dritto da questa parte qui. È un po' quello che sta facendo Marvel invece. Marvel col suo What If ci ha stupito un po' tutti. Mi voglio fermare qui e tornare al discorso del fatto che The Bad Batch è l'ultimo prodotto della vecchia Lucasfilm. Cioè, se voi guardate The Bad Batch subito dopo la settima stagione di The Clone Wars, ha un senso. Non...
Non c'è molto da criticare, perché comunque procede, anche se già con la settima stagione di The Clone Wars molti avevano un po' storto il naso per questa sorta di rallentamento, anche perché la televisione sta correndo già da qualche anno, per cui questo The Bad Batch uscendo dopo The Clone Wars poteva starci, poteva essere una sorta di sfumatura dei filoni che vuole chiudere Cloni, chiude Camino, uccide Lama Su, non lo sappiamo perché non sentiamo nessun tipo di sparo, però vediamo, abbiamo l'idea che Lama Su sia stato ucciso perché non serve più all'impero, o è stato rapito però da un'altra parte. Comunque, insomma, si chiude questa porta, vediamo Lama Su con due delle forze speciali dei cloni barra TK che gli stanno per sparare, ma non sentiamo gli spari. Mi ha fatto molto strano, per cui mi viene da dire che potrebbe essere che Lama Su troverà il sistema o, non so, servirà qualcos'altro, ma poi dopo arriviamo anche sull'ultima scenetta del finale di stagione, che è molto interessante, anche se, tra virgolette, era necessario. Per cui questo prodotto, arrivato adesso, secondo me è un enorme passo indietro per chi ha visto The Mandalorian. Ma anche lo stesso The Mandalorian, come detto più volte, per quanto io sia innamorato pazzo di The Mandalorian, c'è ancora tante cose da migliorare. E questa sorta di gara, un po' stupida ma sensata per quello che riguarda Lucasfilm con Marvel, la sta perdendo, Star Wars la sta perdendo. Ma c'è una grande particolarità. Questo che noi vediamo di Marvel, quello che sta succedendo di Marvel, e io sono un grande sostenitore del Marvel Cinematic Universe, nonostante i vari personali scivoloni, cose che non mi sono piaciute per nulla, ma a me, ma i numeri dicono tutto il contrario, sta andando su una strada che non sbaglia niente. What If, per me, è una bomba totale, no? È un qualcosa di nuovo, ma legato, strettamente legato, alla saga del Marvel Cinematic Universe. La saga, il Marvel Cinematic Universe, è nato nel 2008, non è nato nel 1977, e procede spedito dal 2008 ad oggi, senza mai fermarsi un attimo, ok? Per cui c'è una grande differenza. The Bad Batch è il proseguio di una rielaborazione, ma strettamente, come posso dire, quadrata, perché deve basarsi su 40, quasi 50 anni. Nel 2027 saranno 50 anni che esiste Star Wars, sì, per cui i paletti della Lucasfilm sono molto più grossi, larghi e frequenti di quelli che al Marvel Cinematic Universe. E questa, giusto per parlare di questa competizione che spesso si paragonano i due franchise, ecco, no, sono due gare completamente diverse, per cui diciamo che forse per la Marvel è un po' più facile, è un brand giovane, è un franchise molto giovane da poter portare avanti, soprattutto non si è mai fermato e non ha una grande differenza generazionale. Se voi guardate Iron Man 1 e guardate, Endgame o Spider-Man, la differenza c'è a livello di CGI, ma neanche poi tanta, no? Per cui è assolutamente tutto molto più coerente di quello che vediamo di Star Wars 77, 2000, 2015, cioè ci sono veramente tre blocchi generazionali enormi, e poi in mezzo ci mettiamo anche The Clone Wars, Rebels, Resistance e adesso The Bad Batch, insomma c'è un sacco di roba e stare sulle rotaie è molto complicato. Per cui io personalmente sono rimasto deluso, no scusate, lo cancello, anche nel post non l'avevo scritto, non sono rimasto deluso, ma avrei desiderato altro. Per cui voi direte, ma se desideravi altro sei rimasto deluso. No, perché non sono nessuno, non ho il potere di dire un cacchio su ste robe, il mio futuro sarà sempre più così, perché voglio tirare un po' i remi in barca sul sparare senza avere un minimo di base. Un po' di base ce l'ho sul mondo Star Wars, ma voglio evitare comunque di sparare e pensare il del perché di questo tipo di produzione. Non ho una risposta, io credo che sia un po' una sorta, un lascito, veramente un testamento di Jon Favreau nel confronto della prequel trilogy, di quel mondo della Repubblica, dei cloni e questa distruzione di Camino ostentata più volte nella serie, soprattutto negli ultimi episodi, mi ha fatto pensare che è proprio un ciao cloni, addio, adesso arrivano gli Storm, fa ridere che adesso arrivano gli Storm che ci sono dal 77, però a livello narrativo è più che sensato. Cosa volevo io? Avrei voluto un passaggio tra cloni e Storm molto più importante, avrei voluto un bel evidenziatore, un qualcosa di più tecnico, un episodio dedicato interamente a questo cambio, non che magari non ci sarà nella seconda stagione, però me lo sarei aspettato in questa. Avrei voluto
Molti meno episodi, direi alla Mandalorian, per cui 8 episodi, quelli più importanti. Secondo me sarebbe piaciuta molto di più. Purtroppo molti ha stancato. Ho tantissimi amici della mia generazione, non ho un target di riferimento giovane con cui confrontarmi. Moltissime che hanno detto: ma l'ho mollata, adesso la recupero. La guardo con calma, tra virgolette, con calma. E secondo me questo è sintomo di fallimento, almeno per quello che riguarda il mio punto di vista, che riguarda un certo tipo di fan di una certa età. Per cui i grandi, gli adulti, i boomer di Star Wars non sono rimasti completamente contenti, l'hanno messo nel cassetto perché non aspettavano il venerdì come per Mandalorian. Io l'ho guardata sempre il venerdì perché comunque volevo vedere dove andava a parare, ma non con la stessa enfasi di The Mandalorian, ecco. E secondo me questo è stato un errore. Però non sono americano, per cui mi viene sempre da dire, ho sempre quest'idea in testa che Star Wars sia per il popolo americano e non per noi, per cui sarei curioso di capire i numeri, quanto è piaciuta, quanto ha funzionato, i giovani, il target degli americani, ma temo che non sono cose che non scoprirò mai. Va bene, direi che abbiamo finito, sono stato iperlungo, ma era giusto fare un recap generale. Per finire, l'ultima scena che tanto vi ho spoilerato, vi spoiler anche questa. Vediamo cosa succede. Succede che Nala Se, che è il medico, no? È l'ufficiale medico dei Kaminoani, per cui colei che ha fatto la sperimentazione, ci viene raccontato, colei che ha creato Omega, Boba e i cloni 99, viene prelevata dall'impero, portata in questo nuovo pianeta sconosciuto, questo pianeta di montagna in cui in ogni montagna vediamo una base, no, incavata in classico stile impero o primo ordine, poi successivamente, e viene accolta da un ufficiale medico dei clonatori che è vestita esattamente nello stesso modo del dottor Pershing, uguale, stessa divisa con lo stesso logo sempre dei clonatori, e gli dice: ci servirà, lei è super bravissima, venga con noi così finalmente potremo bla bla bla. Si capisce che insomma dove si vuole arrivare, si vuole spiegare secondo me il piano segreto di Palpatine che abbiamo scoperto in episodio 9, nonché Baby Yoda, Grogu e via dicendo, quello che poi abbiamo visto in The Mandalorian. Io credo ci sia la voglia di collegare veramente tutto e di dare un po' più di sostanza a quel disastroso The Rise of Skywalker. Sapete, non è disastroso per me, io l'ho adorato, mi è piaciuto parecchio, con tutti i suoi se e con tutti i suoi ma. Ma comunque, insomma, tutto sommato è stato veramente un disastro, è stata la pietra tombale appoggiata e non fissata per quello che riguarda Star Wars. Poi è arrivato The Mandalorian che gli ha dato un colpetto e l'ha fatta cadere per terra. Bene, ragazzi, ci rivediamo, non so, probabilmente ci rivediamo dal 22 settembre. Adesso dovrò sentire i miei Regas di Lega Nerd per vedere se vorranno continuare questo tipo di video. Il 22 settembre uscirà Star Wars Visions. Ecco, Star Wars Visions invece credo che sia la nuova, spero ancora una volta, mi tocco i maroni, scusate la schiettezza, spero che sia veramente il nuovo capitolo o la parte animata che può competere con The What If, per cui un qualcosa di tra virgolette simile. Non è ancora chiaro cosa andremo a vedere e come andremo a vederlo. La mia sensazione è che siano veramente una sorta di What If realizzati come se fossero anime veri e propri, ma magari possono essere anche delle storie originali. Insomma, stiamo a vedere. 22 settembre, aspetto buone nuove da Lega Nerd per sapere se ancora una volta dovrò procedere con questi video. Ragazzi, ve lo do nel saluto. Mi raccomando, passate una buona estate, state bene, divertitevi, mi raccomando. Bella voi!